cioè, con tutti i problemi a partire, quindi lo dice una che li sta vivendo, delle difficoltà economiche, della disoccupazione, di non entrare, di come gestire la famiglia, di come a 50 anni non sai se ti devi reinventare il lavoro e stai a fare la disoccupata, un giovane dei 25 che non sa da che parte sbarcare un aereo, vengono a fare la politica, vengono qui nei circoli del Partito Democratico a fare che? Allora, io sono preoccupatissima e molto probabilmente anche talmente disamorata che vi dico con molta franchezza non so manco se rinnoverò la testa del partito nel 2013, perché i presupposti sono quelli che non mi interessano. Però dai, 2 euro, quando mi si verrà chiamata a esprimere il giudizio su chi voglio come segretario nazionale, perché tanto ormai siamo diventati questo, e molto probabilmente, al di fuori della mia concezione, voterò pure Renzi. Perché almeno è uno che qualche cosa da dire, giusto, sbagliato, c'ha ragione Francesco, ma lo dice. Chiaro? Allora, cazzo, lo voglio mettere alla prova, e lo vado a votare, e lo voglio mettere alla prova. Tanto il resto del partito, stiamo già a 10 candidati, o poco ci manca se Pittella, Civati, Cuperlo, appunto Laria Renzi che ancora non si sa e chi altro ne uscirà fuori, mo poi i grandi saggi, Barca che fa il documento, Bettino che ne fa un altro, no, cioè voglio dire, dopodiché commissione provinciale, c'ha ragione Claudio, cioè la fanno già in rappresentanza di chi si dovrebbe candidare a livello nazionale, senza sapere quali sono i contenuti, qual è la cosa, no, quello perché rappresenta l'area Renzi, quello perché rappresenta l'area Bersani, quello. Poi tra l'altro anche dentro l'area Bersani, no, ormai che poi pure stai, voglio dire, vabbè insomma, credo che manco esista più, no? Anche i nostri dentro l'area Bersani, ognuno nella sua logica di potere ha cercato di sistemarsi nelle caselle sue però per personali, no? Poi, voglio dire, abbiamo esempi sotto gli occhi. Ormai c'ha ragione Sesa, cioè alla fine tu c'hai un consigliere regionale che ieri ha fatto una riunione, un'assemblea, giusto, che avrebbe dovuto fare tra l'altro, per amor del cielo, capiamoci, che dovrebbe fare, non solo su quella, ma dovrebbe farlo su tante altre tematiche, che però voglio dire, una parte solo del partito lo sapeva, l'altra parte non lo sapeva. Cioè, allora con questa logica il congresso, ma che serve? Ditemi a che serve per la testa di un partito. Però, torno a ripetere, a portare i 2 euro, a esprimere il mio giudizio su chi sarà il segretario nazionale, su chi vorrò, perché non si parla più di contenuti, non parliamo più di. Cioè, qual è il rapporto con. Siamo diventati anche noi un partito, vorremmo fare il partito all'americana, e allora quello è un partito elettorale, c'è niente da fare. A me sta bene, siamo questo, ma almeno. Cioè, nella chiarezza dei termini, mi può stare bene pure questo, non nel senso che per carità non mi scandalizzerei di nulla, però che lo decidiamolo, lo sappiamo con certezza, a quel punto ci saranno i comitati elettorali, punto. Come Berlusconi. Cioè, voglio dire, alla fine, siamo alla situazione di questo invece c'hai, che non sai quello che vuoi essere, il partito leggero, il partito pesante, ti devi riorganizzare, sicuramente non sei più la politica fatta. Non facciamo un partito per programmi, per tesi, vogliamo sentire, che ne so, i nostri iscritti, i nostri cittadini cosa la pensano sulla forma governo, sulla forma delle presidenziali, ma non lo so. Guardate, ditemi voi, ma so solamente che in questo modo, in questo contesto, non vedo solamente nessuna prospettiva, tranne quella di fare ancora le cordate. E che quindi in funzione delle cordate si fa il coordinamento provinciale, in funzione delle cordate molto probabilmente arriveremo al congresso Ci vuole guardare senza Himalaya, immagino. provinciale, regionale e quant'altro. Allora, se questa è la situazione, perdendo completamente poi di vista i problemi reali del paese, insomma, alla fine questo è il risultato complessivo. Noi in questo momento dovremmo essere, penso che mai, anche nel vecchio storico PC, ci sia stato un momento di filiera anche di massimi esponenti a livello regionale, a livello parlamentare, a livello di governo, no? E dovremmo quindi in questo momento avere anche una capacità di proposizione e di rappresentanza sul territorio, perché finalmente hai dei rappresentanti istituzionali. Qua mi sembrava una banda di matti, consigliere regionale, ma che per fatti suoi, quell'altra consigliere regionale che non sa manco se fa riferimento a noi o cioè non ci fa la battuta libera di quello che gli piace di fare, di quello che gli è più in sintonia, l'assessore altrettanto che non sapevo,
il senatore, c'ha ragione, non mi ricordo, Francesco l'ha detto, che fare riunioni addirittura in luoghi a casa, non luoghi pubblici, cioè l'unico che entra qua è, come atto, come sempre, è Sesa che in qualche modo ha un rapporto con i territori, però probabilmente anche questo è un discorso che dovrebbe essere superato, non lo so, dovrebbero mettersi tutti loro intorno a un tavolino e forse di cazzarola, siamo in 5, siamo in 6, c'è un'azione di potere, c'è un'azione di governo, riusciamo questa cosa a spendercela sul territorio per il partito appunto che sta al 6%. Non mi sembra che usate. Dopodiché il consigliere regionale, appunto, a chi l'ha votato risponde, a chi non l'ha votato. Ma neanche, dai, ma che risponde, non fa un caso.